Stamattina ho utilizzato gli stessi occhiali che ho utilizzato per la foto di San Valentino, ma in versione gialla perché ne ho presi tipo 10, mi sembra, nella confezione ci stanno tipo di ogni colore. In questa maniera almeno mi si reggono i capelli, perché appena sveglio i capelli non so proprio nella loro massima espressione. Come tutte le volte che mi vedete con una tazza in mano, oggi chiacchiera a colazione. Come vedete dalle mimose, registrando in realtà il giorno dopo la festa della donna, perché volevo parlarvi appunto della festa della donna, o meglio, volevo portarvi in come ho festeggiato io l'8 marzo. Crescendo, non, sinceramente non mi ricordo mai di aver festeggiato la festa della donna. Nonostante appunto a casa noi siamo tutte donne. Da quando è nato mio figlio, io praticamente da sola non ci sto mai, a meno che non sto andando tipo a fare la spesa o cose così. Ho detto, ma sai che c'è? Quest'anno io voglio cenare da sola. Quindi ho prenotato in trattoria, ho prenotato, ho chiamato. Guardi, mi serve un posto per uno, per la mesa della donna. Siccome è una trattoria dove andiamo spesso, mi è stato chiesto, sei da sola? Sì. Lascio tutti i miei uomini a casa e vengo da sola. La reazione di mio marito è stata il: vabbè, ma dirlo a qualche amica. Ma perché lo devo dire a qualche amica? No, vado da sola. Ognuno di noi lo festeggia in maniera diversa. C'è chi si è fatto tipo il percorso storico della figura femminile. C'è stato chi è andato a cena con le amiche, con altre amiche, con gente che si allena. C'è stato chi semplicemente è stato a casa e non ha voluto festeggiare. Perciò è stato: no, vado da me. Quando l'ho detto a mia madre, stessa reazione. Ma vai da sola? Ma vai con qualche amica? No, no, no. Io e il mio piatto di pasta, il mio libro, io sto bene così. Per un paio d'ore io sto bene così. E questo mi ha fatto in realtà però pensare a quanto sia strano per la società che una persona faccia un qualcosa da solo. Prima che arrivasse mio figlio, è successo spesso che io andassi al cinema da sola, che io andassi appunto a pranzo da sola piuttosto che a cena da sola. E per me è una cosa normalissima. Eppure mi sono resa conto che fa strano alla gente vedere che fai qualcosa da solo, che non sei almeno con un'altra persona, non dico in gruppo, ma almeno con un'altra persona. Tipo, se sei al ristorante da sola o a pranzo da sola o a cena da sola, la gente tende un po' a guardarti tipo, magari aspetta qualcuno. No, magari non aspetto nessuno, signore. Magari semplicemente voglio stare da sola 2 ore, un'ora, sto sola al mondo, magari, cioè no, non lo puoi sapere. E invece a me è una cosa che piace tantissimo. Ho letto, ho aggiornato il mio reading journal, ho letto tipo 60 pagine del libro. Mi sono mangiato il mio bel piatto di pasta, poi mi sono mangiato il mio bel dolcetto, ho letto un altro po' e poi sono rientrata. E vi posso dire che la mia testa per quelle 2 ore si è spenta, cioè si è spenta nel senso che è stato il ah, pace. E devo dire che forse più spesso dovrei tornare a fare qualcosa da sola. Mi piace andare tipo a fare shopping o piuttosto che andare a pranzo fuori, a cena fuori o al cinema o dovunque, sia con mio figlio, sia con mio marito, sia con tutti e due. Però ogni tanto ci vuole, ogni tanto ci vuole. Fatemi sapere nei commenti se voi siete mai andati da qualche parte da solo, oppure se la cosa vi intimidisce, perché c'è a chi intimidisce il fatto di andare da solo. Fatemi sapere come l'avete passato voi, come avete festeggiato voi la festa della donna, e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video.